Certo, finisce con un po' di rammarico o comunque insomma allora, più di così? Beh, certamente il rammarico c'è, perché arrivare fino alla finale e perderla ai supplementari, il rammarico ci deve essere. Ci abbiamo provato fin dall'inizio, si è arrivati quarti, è iniziato un piccolo nuovo campionato e è peccato, perché siamo arrivati in finale meritatamente vincendo a Manzano, giocando anche un buon calcio. È peccato perché ce la siamo giocate a pari fino alla fine. È peccato, un episodio ci è andato a sfavore, quindi. Sì, c'è stato un super gol, è passato in mezzo a voi, a te a Porcino, mi pare. Sì, sì. È rimasto. Sì, solitamente. Beh, capitano anche questi errori. Peccato perché si poteva giocare proprio fino all'ultimo respiro. Questo ci è mancato un po'. Pensi che la classifica finale rispecchi i veri valori di questo torneo, giocati sul campo, tipo anche oggi? Beh, è stato un anno difficile, tortuoso, complicato. Ci siamo fermati 3 volte per il Covid, abbiamo giocato 9 partite in 27 giorni e questo ovviamente influisce sul rendimento dei giocatori. Però siamo sempre stati uniti e questo, bisogna fare un applauso a tutto il gruppo, perché meritano solo applausi oggi i ragazzi. L'ultima domanda, Ballarin cosa fa il prossimo anno? Ballarin sta bene. A 37, 30... Che abbiamo visto bene per tutto il campionato, forse mai come... migliore degli ultimi anni. Quest'anno stavo bene, infortuni non ne ho avuti, quindi... Non hai sbagliato una palla. Grazie, intanto grazie dei complimenti. Tanto è stato un onore essere il capitano di questa squadra qui. Volevo ringraziare voi come stampa, perché ci siete sempre stati vicini. Comincio dai magazzinieri, perché sono sempre stati al nostro fianco, non ci hanno mai fatto mancare nulla. I compagni, che sono stati esemplari, hanno sofferto, sudato la maglia fino alla fine. Questo è importante, perché per l'Unione bisogna lottare. Questo ci dice la nostra gente. Un applauso allo staff, ovviamente, che ci ha dato una mano per arrivare fino alla finale dei playoff, e alla società, che ovviamente ci ha sempre fatto sentire la loro costante presenza. Questo bisogna sottolinearlo ed è importante. Ballarini il prossimo anno vediamo, dai, sentiamo la società cosa vuole fare, e penso non ci siano problemi. E vediamo se riesce a cullare finalmente questo sogno. Bisogna fare quello scalino in più, che è da quando avevo 18 anni. Non è che lo lasci perdere adesso. Ma no, io no, ecco. Non bisogna lasciarlo perdere. Poi la società farà le sue valutazioni, io farò le mie e vediamo. Vabbè, buono. Grazie. Grazie a voi. Ciao.